Il tema della difesa dell'ambiente, di avere uno sviluppo sostenibile rappresenta la vera sfida che noi abbiamo davanti, soprattutto per consegnare ai nostri figli e ai giovani un pianeta che sia più amico rispetto a quello che sta succedendo in questi anni. Ci vuole un impegno corale, mondiale, globale per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, che sono insomma un po' tutti quelli legati ai bisogni primari dell'uomo, dalla fame al lavoro, alla salute, all'ambiente, alla crescita economica, all'istruzione. Napoli ospita la campagna promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per sensibilizzare l'opinione pubblica sugli obiettivi di sviluppo sostenibile con le installazioni interattive sull'Agenda 2030 nel cortile del Maschio Angioino e tre appuntamenti dedicati alla sicurezza alimentare, al ruolo delle città e degli enti locali per l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e alle politiche del cibo per le città del Mediterraneo, organizzati in partenariato con il Comune di Napoli e l'Università Federico II. Solo grazie ai territori, le comunità locali, le città e i cittadini si possono raggiungere questi obiettivi dell'agenda delle Nazioni Unite. E qui a Napoli abbiamo voluto fortemente in questo progetto di partenariato coinvolgere le città del Mediterraneo. È la prima che abbiamo scelto, logicamente, per storia, per cultura, per tradizione, non poteva che essere Napoli, e di questo voglio ringraziare molto il sindaco Manfredi, che ha abbracciato e sostenuto fortemente insieme al Consiglio Comunale. Oggi c'è un Consiglio Comunale straordinario per mettere proprio il focus su quanto le città, soprattutto quelle più grandi, possono incidere sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile, perché grandi comunità sono quelle che poi fanno la differenza globale. Ha fatto seguito un Consiglio Comunale straordinario dedicato all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Mentre sempre a Castello, domani si discuterà delle politiche del cibo per le città del Mediterraneo, con altri sindaci italiani e rappresentanti di altre città mediterranee, per condividere le migliori esperienze di sostenibilità delle politiche alimentari a livello urbano e la promozione di una più stretta cooperazione tra le città del Mediterraneo. Un impegno politico importante che non può solamente guardare ai paesi sviluppati, ma deve avere grande attenzione per i paesi in via di sviluppo, per l'Africa, che è un continente che è strettamente legato al Mediterraneo. Quindi questa iniziativa di questi due giorni a Napoli è anche un modo per discutere di aspetti che sono molto legati ai nostri territori, la sostenibilità alimentare, garantire cibo di qualità per tutti è una delle grandi sfide che noi abbiamo, e i problemi legati alla desertificazione, i problemi legati alle grandi crisi globali come la guerra in Ucraina, che alla fine determinano problemi sul cibo, e sono delle tematiche che noi dobbiamo mettere in campo, e le città in questo hanno un ruolo molto importante.